ragionare sugli atomi, sul bromo e sull'alluminio. A sinistra abbiamo un atomo di alluminio, a destra abbiamo pure un atomo di alluminio, perché nella molecola AlBr3 abbiamo un solo atomo di alluminio, qui dovrebbe essere Al1Br3, ma l'1 sappiamo che lo omettiamo quando è presente un solo atomo, allora è AlBr3. Una molecola di bromuro di alluminio, in questo caso è formata da tre atomi di bromo e uno di alluminio. Se io vado a guardare qui a sinistra ho un atomo di alluminio e qui a destra ho pure un atomo di alluminio. Allora l'alluminio io inizialmente non lo vado a toccare, dico è bilanciato e va bene così. Ma se vado a guardare il bromo qui a sinistra ho due atomi di bromo, ma a destra ho tre atomi di bromo. Ogni molecola di bromuro di alluminio, in questo caso vediamo che è formata da tre atomi di bromo. Allora io devo aumentare necessariamente le molecole di bromo. Dal momento in cui non posso andare a intaccare i coefficienti in basso a destra, perché una molecola di bromo Br3 non esiste, esiste Br2, io, come ho detto prima, posso andare solo a mettere numeri grandi, coefficienti grandi qui. Spostiamo questo più, se no non ci va. Ecco, quindi che cosa posso fare? L'unica cosa che posso andare a fare è porre un, qui è sottointeso 1, allora posso andare a mettere un 2. Vediamo che cosa succede se io pongo un 2 dinanzi alla molecola di bromo. Togliamo tutto e vediamo cosa succede. Allora, l'alluminio è sempre quello, ho un atomo di alluminio qui e un atomo di alluminio, quindi non lo tocco. Questa volta però io qua a sinistra, avendo aggiunto il numeretto 2, ho ben 4 atomi di bromo, perché avendo due molecole di bromo, ognuna delle quali è formata da due atomi di bromo, questo mi indica il numero di molecole, ogni molecola è formata da due atomi di bromo, in totale ho 2 per 2, 4 atomi di bromo, ma qui a destra ne ho 3 di atomi di bromo. Allora che cosa sono costretto a fare? Per forza devo andare a mettere un 2 qui, perché era 1 e aumento e metto un 2 qui. Che cosa succede dopo che metto un 2 qui? Vediamo che cosa succede. Quindi si va per intuizione. L'alluminio, questa volta, se vado a guardare l'alluminio, l'alluminio non è più bilanciato, perché qui ho un atomo di alluminio. Qui, dal momento in cui ho due molecole di bromuro di alluminio, e ogni molecola è formata da un atomo di alluminio, qua ho due atomi complessivi di alluminio, invece qui ne ho uno. Allora, per andare a bilanciare l'alluminio, io vado a mettere il numero grande qui, 2, che mi sta ad indicare che ho due atomi di alluminio. Non molecole, naturalmente, perché sono Al all'alluminio, non è sotto forma molecolare, in questo caso è sotto forma atomica. Ho quindi due atomi di alluminio qui. Mettendo il numero 2 qui, ho due atomi di alluminio a sinistra e due atomi di alluminio a destra. Vediamo che fine ha fatto il bromo. Qui abbiamo ben 4 atomi di bromo. 2 atomi per ogni molecola, siccome abbiamo due molecole, in totale, avendo due molecole, abbiamo 4 atomi di bromo. Qua a destra, stavolta, se ogni molecola di bromuro di alluminio ha 3 atomi di bromo, due molecole ne avranno 6. Allora, gli atomi di bromo non sono ancora bilanciati. Che cosa posso fare? Posso andare solo, nel momento in cui ne ho di più, vado a toccare gli atomi di bromo, le molecole di bromo, anzi, nei reagenti. Tolgo il 2 e vedo che cosa succede se metto il 3. Se io vado a mettere il 3, mi accorgo di una cosa, che dal momento in cui ogni molecola di bromo ha due atomi di bromo, complessivamente, se ho tre molecole di bromo, avrò sei atomi di bromo nei reagenti a sinistra. Adesso vado a guardare a destra e mi accorgo che, come avevo visto prima, dal momento in cui ho due molecole di bromuro di alluminio, ognuna delle quali contiene tre atomi di bromo, in totale ho 3 per 2,
6 atomi di bromo anche qui. Mi accorgo che adesso finalmente la reazione è bilanciata.